Salvini, l'ultima settimana per andarsi a riprendere la Puglia. No, è una bellissima opportunità di cambiamento e di rinnovamento dopo 15 anni di Vendola e di Emiliano. E io sono felice di portare nelle piazze le idee della Lega che sono costruttive sull'agricoltura, sugli ospedali da riaprire, sulle ferrovie da sistemare. No, quindi la scelta al 20 e il 21 è fra il passato e il futuro. La Lega non ha mai governato la Puglia, io sono contento del fatto che tanti pugliesi che non votavano da tempo ci dicano ora tocca a voi, non vedo l'ora. Salvini, intanto domani Conte ha dichiarato che accompagnerà suo figlio a scuola, lei cosa farà con i suoi figli? Io purtroppo sono lontano per lavoro, però ci sono milioni di famiglie che per colpa di un governo che ha perso mesi di tempo domani non accompagnano nessuno a scuola. Mancano 60.000 insegnanti, mancano 20.000 aule, mancano i bidelli, mancano le mense. Salvini, per quanto riguarda il referendum è un sì o un no? È un sì. E perché si è convinto? Abbiamo votato sì 4 volte, il Parlamento può lavorare bene anche con meno parlamentari e io non cambio idea per la poltrona. Come Renzi e il PD che prima votano no e poi votano sì e poi votano forse. Abbiamo votato sì, voteremo sì, però a me interessa il voto per le regioni, il voto dei pugliesi per la Puglia, il voto dei toscani per la Toscana, perché qua c'è da riaprire ospedali, ci sono da aiutare agricoltori in difficoltà, ci sono da sistemare ferrovie e acquedotti. Quindi il voto della Puglia non è un voto ideologico, ma è un voto di concretezza. Se uno è contento di quello che hanno fatto per 15 anni Vendola ed Emiliano, continuano a votare a sinistra, altrimenti scelgono l'unica vera novità di queste elezioni che è la Lega. Emiliano, intanto. Una domanda sull'immigrazione: lei viene qui in questa terra dove c'è uno dei più grandi insediamenti abusivi d'Italia. Cosa si sente dire sull'immigrazione e come procede il fenomeno di immigrazione anche in vista del Covid? L'immigrazione va regolata, controllata, limitata e qualificata. L'immigrazione alla mo' di Borgo Mezzanone non esiste. Da ministro avevo iniziato una bella pulizia, un bello sgombero. È cambiato governo e purtroppo Foggia è ritornata indietro. Quando torno a governo dal Presidente del Consiglio, lager e centri di sfruttamento come Borgo Mezzanone non esisteranno più. Li abbiamo chiusi in Sicilia, li abbiamo chiusi nel Lazio, li abbiamo chiusi in Veneto. Daremo una risposta anche ai foggiani e agli immigrati regolari e per bene, perché il mio problema non è il colore della pelle, il mio problema è l'immigrazione fuori controllo. Pensiamo all'aggressione di Foggia di qualche giorno fa, di un clandestino ai danni di un'operatrice sanitaria. Non è quella l'immigrazione di cui abbiamo bisogno. Senta, una domanda, quanto le mancano, lo dica onestamente, quanto ne mancano Conte e Di Maio? A me poco, onestamente. Mi manca la possibilità di dare risposte veloci e concrete agli italiani, come ho fatto quando ero al governo, sulla legge Fornero, sulla flat tax, sull'immigrazione. Tanto al governo fra non molto ci torniamo lo stesso. Emiliano intanto fa una campagna elettorale contro il nord che invade il sud in fin dei conti. Domenica voteranno i pugliesi. La Lega porta nelle piazze proposte sull'agricoltura, sul commercio, sulle infrastrutture, sulle case di riposo, sulle scuole. Da Emiliano ci sono solo insulti, però chi vive di insulti, di rabbia, di rancore, di cattiveria non va lontano. La Puglia è terra di lavoro, di fatica, di sorriso, di volontariato, quindi sono sicuro che la Lega vincerà e io sono già con la testa al giorno dopo il voto, perché dobbiamo meritarci i voti che i pugliesi ci daranno. Senta, lei è il primo leader nazionale che viene a Lucera, potrebbe essere anche una bella soddisfazione. Domandatevi perché. Perché per gli altri esistono solo i centri storici, i capoluoghi e i salotti buoni. Io invece adoro le periferie, adoro i borghi, adoro i quartieri popolari. Tornerò a Lucera, perché non mi piace la toccata e fuga, a mantenere gli impegni che ci siamo presi con questi splendidi cittadini. Insomma, oggi. Ragazzi, mi lasciate fare le foto con questa gente, se no io a Foggia non ci arrivo più.